caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. La partita di oggi è tra Germania e Brasile. Benvenuti da Fabio Caressa. Qui con me per il commento tecnico c'è Luca Marchegiani. Ciao Fabio, un saluto a tutti. Non vedo l'ora di vivere questa partita con voi. Adesso ascoltiamo l'inno della squadra avversaria. Vediamo dunque gli schieramenti delle due squadre. Dunque, calcio d'inizio. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Toni Kroos, il metronomo del centrocampo della sua squadra. È in grado di sfornare assist e passaggi millimetrici. E se è in giornata può davvero fare la differenza. Eh sì, anch'io credo che sarà un giocatore fondamentale in questa gara. Fallo, calcio di punizione. Thiago Silva. Mette in mezzo il traversone. Ci prova. Gnabry. Neuer allontana il pallone. Kroos prova la giocata nello spazio. Prova la conclusione. Allan prova a verticalizzare. Il pallone per Neymar. Hummels prova a giocarla in profondità. Rüdiger la butta in mezzo. Palla giocata alta sulla fascia. Allan effettua un traversone dalla tre quarti e trova il compagno. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Sané prova il filtrante e passa. Sané
la butta in mezzo. Gnabry. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Penso che l'idea sia quella di aumentare la pressione sugli esterni. In questo modo costringono gli avversari a stare bassi e cercano di conquistare la superiorità numerica sulle fasce. Sulla fascia, è libero. Allan recupera un pallone importante. Gnabry. Tocco preciso. Allan cerca di mettere un pallone interessante in aria. Si libera alla grande. La mette in mezzo. Gnabry si allunga e trova la palla. Prova il traversone. Hummels. E abbiamo già superato il quindicesimo. Niente gol né da una parte né dall'altra. Rüdiger. Vuole la profondità. Se ne va. Ci prova! Il pallone finisce lontanissimo dalla porta. Qui è riuscito a tirare nonostante l'opposizione dell'avversario. Davanti. Palla larga in profondità. Thiago Silva prova a crossare da tre quarti. Passaggio in avanti. E passa. Prova a saltare il centrocampo. E trova bene il compagno. Si libera la grande. Palla in avanti verso il compagno. Ottiene un buon calcio di punizione. Prova un traversone dalla tre quarti. Bella apertura. Occasione da rete. Effettua un cross dalla tre quarti. Qui può partire il contropiede. Gnabry. Goretzka. Marquinhos cerca di pescare il compagno là davanti. Toglie la palla dalla zona rossa. Hummels. Prova a metterla subito in aria. Il pallone per Neymar. Si avvicina alla porta. Non è stato impeccabile, per questo ha perso la palla.
se ne va. Può calciare la rete. Prova il cross basso. E c'è il gol del Brasile. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Si riparte dall'1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Sané la gioca sulla destra. Decide di sfruttare la fascia. Ci mette il piede e conquista il pallone. C'è fallo. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi, tutt'altro. Affrettare un cross in questo modo diventa quasi sempre un regalo per la difesa. Prova a fare tutto da solo. Gnabry, passaggio sulla destra, cerca spazio. Bella apertura. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Goretzka riconquista la palla. Tentativo per Toni Kroos. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Marquinhos la mette in mezzo da lontano. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Non è stato abbastanza rapido. Ci ha messo troppo tempo per decidere, un'opportunità sprecata. Goretzka. Neymar la gioca a sinistra. Può andare alla conclusione. Pallone basso in area. Neymar ci mette il piede. Allan la butta in mezzo. Colpisce. Credo però che ci sia fuori gioco. Sì, è così. Fuori gioco vanifica un'azione spettacolare. Splendido il tocco di prima. Il portiere la calcia lontano. Ottimo intervento di copertura. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Si appoggia al portiere. Lancio lungo del portiere. Bell'anticipo, pericolo sventato. Prova un traversone dalla tre quarti. Passaggio in avanti. Prova a saltare il centrocampo. Goretzka. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Occhio perché ci prova. Grande istinto del portiere. E poteva segnare anche stavolta. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Riceve un buon pallone dall'altra parte del campo. E passa. Cerca la profondità sulla fascia. Riceve il passaggio. Attenzione al tiro.
Danilo, la mette in mezzo. Toni Kroos. Rüdiger cerca la profondità. Gnabry prova il cross. Chiede scusa ai compagni. Questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Ha cercato di crossare subito per anticipare la giocata, ma non ha avuto nessun effetto. Tutto fermo, offside. Effettua un cross dalla tre quarti. La mette sulla sinistra. Ottimo dribbling. Cerca di mettere un pallone interessante in area. La mette sulla sinistra. Allarga sulla fascia. E il portiere la fa sua. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Il Brasile è in vantaggio di misura, 1-0 il punteggio. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Occasione per il contropiede. Goretzka. Toni Kroos. Prova il filtrante. Prova la giocata nello spazio. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Pallone morbido verso la fascia. Niente da fare, non passa. C'è il tiro. Supera la linea, gol! Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Vedo movimento a bordo campo. Eh sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. E si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante. Con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. Prova il traversone. Interessante azione sulla fascia destra. Danilo, para sotterra. Può concludere. Beccato in offside dal guardaline. Un tocco infelice salva la situazione. I tifosi rumoreggiano, ma capita a qualunque giocatore di commettere errori banali. Peccato per lui, perché questa era una potenziale occasione. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Gnabry. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Ha la possibilità di andare verso la porta. Allan effettua un traversone della tre quarti. Rüdiger. E il difensore respinge. Occhio al cross. Messo fuori dalla difesa. C'è il tiro al volo. La butta dentro e non ci arriva nessuno. Passaggio troppo profondo, palla persa. Lungo passaggio in avanti. Hanno iniziato bene il secondo tempo e sono andati subito in gol. Ora non devono chiudersi in difesa, ma insistere per incrementare il vantaggio e mettere al sicuro la vittoria. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato.
cercare il taglio in mezzo. La Germania ha deciso di aumentare la densità in mezzo all'area. Sì, proprio così. Credo vogliano limitare i danni sui cross e le palle alte, piazzando un sacco di uomini in mezzo all'area di rigore. Per la serie la sicurezza non è mai troppa. Passaggio in avanti. C'è la palla lunga, in avanti. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Gnabry. Siamo arrivati al 60esimo. E questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Riceve in ottima posizione. Riceve un pallone interessante. Toni Kroos. Cerca spazio. Senza dubbio gli avversari ti stanno riservando un trattamento speciale oggi. No, non è una sorpresa. Quando finisci sul tabellino dei marcatori vieni identificato come pericolo pubblico numero uno. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Pallone alto nello spazio. Rüdiger la gioca in area. La spinge in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Bella apertura. Prova un traversone dalla tre quarti. C'è spazio, occhio! Marquinhos prova la verticalizzazione. Ottima progressione, palla al piede. Se ne va. Occasione! Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Può andare! Bel pallone. Neymar. La gioca a sinistra. Prosegue nella sua corsa. Può calciare la rete. Si libera la grande. Eccola la rete. Vantaggio di tre reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. E non poteva mancare un'occasione del genere. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Sembra esserci un cambio, vedo già un giocatore pronto a entrare, è lì a bordo campo. 3-0 dunque. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. E passa! Prova il tiro, non è riuscito a tenerla bassa. Hanno proprio bisogno dell'iniezione di fiducia che gli darebbe un gol. Lo cercano un po' da tutte le distanze. Casemiro. È davvero una bella serie di passaggi questa.
Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Ci mette il fisico e conquista il pallone. C'è la palla lunga in avanti. Ecco Roberto Firmino e trova bene il compagno. Toni Kroos. Sulla destra. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Marquinhos. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Tocco preciso. Prova a verticalizzare. Riceve in ottima posizione. Conclusione. Gol, gol! Rete importantissima! E questa era davvero imparabile. Un proiettile. Grande coordinazione e potenza. Davvero un capolavoro. C'è un movimento lì a bordo campo e dunque cambio nel rete. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Si riparte con due reti adesso da recuperare. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Bella serie di passaggi. Can. Apertura di gioco sul fronte opposto. Dunque rimessa laterale. Coutinho. Goretzka, palla in profondità sulla fascia. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Prova la giocata nello spazio. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Ci prova e il pallone finisce in rete. È un gol importante, cambia tutto, ridà speranza. Eccolo il gol, davvero rapinatore d'aria. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. E adesso ovviamente il distacco si riduce. Sono stati bravissimi a rimettersi in corsa, potrebbero anche andare a vincere. Allan. Toni Kroos, di forza. La mette in avanti. Ottimo il fraseggio. Da lì può segnare. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. La gioca lunga sulla fascia opposta. Occhio all'apertura intelligente. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Trova il compagno in buona posizione. Il Brasile aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Arriva nella tre quarti avversaria. C'è spazio per calciare. Se ne va. Ottimo disimpegno, fondamentale. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Il portiere la calcia lontano.
possibilità di andare verso la porta. È stato splendido l'intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Si riparte con un fallo laterale. Decide di spedirla dall'altro lato. Ha spazio sulla fascia. Effettua un cross dalla tre quarti. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. L'arbitro controlla il cronometro. Riceve il passaggio. Si libera la grande. Neuer mette la palla fuori. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Incornata! Perfetta la parata. Qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Cerca la profondità, sulla fascia, è libero. Vuole la profondità. Roberto Firmino va a raccogliere il passaggio, prova il passaggio lungo, la giocata però non gli riesce. Non c'è più tempo, finisce qui. Hanno rischiato qualcosa fino alla fine, il risultato però è molto positivo e la vittoria pienamente meritata. Aspettavano questo primo gol fuori casa, l'hanno ottenuto e hanno portato a casa la